gioco con voi, bevere! E sblocchiamo un personaggio, dai, 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 shoppiamo un personaggio, dai! Dai, shoppiamo un personaggio, dai, dai, se, se! Lara Croft, no, voglio un personaggio che corra veloce, non subisca mai danno, possa contrattaccare il killer e sblocchi i reattori in un secondo. Se non c'è, non gioco più. Cosa fa Meg? A me ispirava Asher. Mi ispirava un sacco Asher a me. A me ispirava un sacco Asher. Lui non è male comunque, perché c'ha le lampadine che ti fanno uscire dal buco di culo la merda, quindi... Meg è gratis. Meg. Che cos'ha Meg di abilità? No, non finisco. Guarisci istantaneamente uno stato di salute se è ferito in fine di vita ed effettui uno scatto 150 della tua normale... Ah, è quella che scatta lei! Però solamente quando i cancelli d'uscita sono azionati, però. Merda, buono! Shoppi Maria Sofia? Ma che buona questa, oh! Pazza! Non è male per un cazzo sta qua, eh! Sono rotte! Ah, vedo! Non sto giocando da molto, ma un'idea me la sto già facendo. Non è male, effettivamente. A me ispirava Asher, ma non devo sbloccare mai. A me ispirava Asher, però, anche. Prova Lara. Lara che cos'ha di poteri? I tuoi salti sono più rapidi di un 20%. Aperto una cassa, purificato un totem. Per il resto della prova, ogni volta che urleresti, ribelli invece la torre del killer. Una volta che apro ho visto una cassa, ti non togli una sede. Quando esito di entrare bene, c'è dentro sono andato, sono tutti ora. Non sono andato, sono massimi progressi. Carina. Lara è figa. Ah, io sono innamorato di Lara Croft. Lara Croft è attualmente il mio sogno erotico. È anche attualmente il mio... Invece Gilla... Carino! Carino anche questo! Sono indeciso se prendere Jill, Asher, lo sbirro di So è forte, e non so chi è lo sbirro di So, non mi ricordo più. Ah, Leon c'ha i flashbang! Ah! Non è male il flashbang, eh! Non è male, no! Sondaggio. No, voglio sceglierlo io come sondaggio. Ah no, questa costa... Boh, mi sa che quasi quasi vado... Mi toglierò lo sfizio con Asher comunque, perché... Penso che... Jill non è male, perché può mettere le bombe sui... Le mine sui generatori, non è male. 70% di progressi di guarigione dopo essersi liberato e essere stato liberato dal gancio. È il mio turno, strozza, non male. Per il meme Nicolas Cage potrebbe anche stare. Ma se quasi quasi andassi con lui, con Asher, che ci sono anche affezionato come personaggio, aspetta. Mentre in fin di vita, se il killer dal ferro il 50% della tua velocità di recupero verrà convertito in un velocità di dimenamento fino a un massimo del 50%. A me non dispiace, Asher. La vita lettura della mente del killer del curio sopravvissuto in fin di vita, potete entrambi vedere l'aura del killer. Quando finisci di guarire il sopravvissuto, stato in fin di vita, il sopravvissuto guarito può scadere. Dopo 3:20 il punteggio completamente della coraggio una volta attivato, la prossima occasione che ha ferito dopo la stata di vita sarà annullata. Cos'è punteggio colpo di protezione? Dopo 3:20 punteggio colpo di protezione? Che cos'è colpo di protezione? Non ho idea di cosa vuol dire, però non li conosco ancora.
Non conosco ancora. Magill mi ispira, infatti. Quando prendi un colpo per un altro che viene inseguito. Ah. Jill mi ispira, però. Jill mi ispira parecchio. La mina esplosiva non mi dispiace, in effetti, anche quella. Ma sì, dai, proviamo con Jill, dai. Con Laura sgusci via meglio. Jill e Ashley sono molto palpabili. Quoto. Jill non mi dispiace. Proviamo, dai. Grazie, le mie orecchie, grazie mille. Ma che Jill, come posso vestirti? No. Come che custom hai? Puoi diventare anche Shiva. Carino, anche Shiva è molto interessante. Puoi diventare Ashley, bello. Carino così. Bello, voglio questo, bello, mi piace questo qua. Con le tettone di fuori. Carino. Allora. Cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Sblocca una cassa. Non so, facciamo questa. Che cazzo è sta roba? Fermo. Fammi fare. Sono gli obiettivi. Vabbè, mi stava spaccando i timpani, però. Allora, ci mettiamo. Jill, dove sei? Jill, amore mio? Cuore della mia vita? Eccoti qua. Nel frattempo sblocchiamo un po' di cose. Mentre mi preparo, sblocchiamo un po' di cose con Jill. Dopo le guardo. Ma tanto adesso le posso prendere tutte, dopo arriva a scassarmi i coglioni l'entità. Mettiamo un po' di cosine. Bella la torta di compleanno. Allora, competenza. Si livella, sì, dai. Tanto nel mentre che aspettiamo la partita. Centro, perché? Ah, mi fa... mi acquista quelle che voglio, però. Predicirà le competenze, se disponibili. In caso contrario, non odio al centro più vicini partendo da quelli più economici. Va bene, si fa prima.
A me basta che acquisti prima le competenze, poi il resto... Un pochino più veloce. Dai, metti perché. Un attimo, adesso li metto, aspetta. Appena parte la partita li metto. Con le sue tre competenze. Ok, allora. Mantiene le motivazioni di un giorno di liberazione, sabotaggio, guarigione, liberazione. Carina, va bene. Lascia pure vento. Ok, questo potrebbe. 50% perché sei guarigione, pensate. Carino. Questo è carino. Lo so, volatino, vediamo se si parte le mine. Perché non me le dà automatico? Ah, non me le dà automatico. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Vabbè, non ho finito adesso. Un attimo, non ho finito. Allora, ci mettiamo il torcia. Why not? Con questo e questo. E l'offerta... La tortina! Mi raccomando, ragazzi, voglio un lavoro pulito! Mi raccomando, ragazzi, voglio un lavoro pulito! Discreti e silenziosi, come le scoregge in ascensore. Fai l'esca, noi facciamo il genere. Mi piacerebbe. No, non è mica Michael Myers. Ti prego, non è Michael Myers, vero? No, dai, no. Ah, no, ok. Chi cazzo è il boy? Aiuto, non mi ricordo più. Finirà male. Ma in realtà, cioè... Ah, è testa triangolo. Ah, va bene. Va bene, mi sta bene testa triangolo, ok. Ciao Nicola Gabbia. Sì, l'ho attivato il crossplay. Sbloccato perché c'è il totem o è bloccato per qualche ragione a me sconosciuta? Perfetto, è già arrivato il rompicoglio. Ah, intervento corrotto. Devo impararmeli perché non li so a memoria. Merda, è lì. Ma che giro dell'occa ha fatto sto bastardo? No, è vero che non fa mossa. Me l'ho dimenticato che aveva la mossa che faceva male. Gil, stai calmo, non ansimare che già mi sto eccitando, stai calmo. Io non posso giocare con Gino, ragazzi, sto avendo un'erezione. Riuscito a liberare l'amica Frizzo? Vieni Nicola Gabbia, vieni Nicola Gabbia! Merda, lì, levati, levati. Cortesemente smettila! Non ti nascondi gli armadi, perché devo ancora sviluppare quella determinata schifo.
Arrivo, signorina, non si preoccupi. La palpo. Sta arrivando, Ah no, ok, ha preso Nicola Gabbia. Sta arrivando qua, leviamoci dai coglioni. Attenzione, Juke incredibile. Il killer non sa più dove sono, è confuso. Pro player, attenzione. Pro player. Attenzione. Pro player in azione. Ragazzi, potete curarmi, sto avendo... Orco Dio! Dobbiamo trovare un generatore, però, perché non stiamo facendo progressi. Dobbiamo trovare un generatore, almeno cominciare a fare qualcosa. Qui non stiamo andando avanti. È vicino. Oh merda, è là. Già visto. Dobbiamo liberare Alucardo! Ci ho provato. Io nel frattempo mi nascondo. Ragazzi, qui non mi troverà mai, tranquilli. So dove nascondermi, non mi troverà mai. Non mi troverà mai, ho detto! Va tutto bene, non c'è problema. Siamo ancora tutti vivi. Mezzi morti, ma tutti vivi. Quasi tutti vivi. Siamo tutti vivi. A grandi linee, più o meno. No, non mi starà a curare, vieni, andiamoci dai coglioni. Dobbiamo andare a liberare... Chi è che ha preso? No, Ara è morta. Ok, dobbiamo cominciare a fare qualcosa, raga. Sennò qua non usciamo. Cos'è tra l'altro quello schifo che ho lateralmente? Vedo assi da stiro, vedo robe che non capisco. Fede, sei più vicino ad Astral o no? Perché così capisco se andare a liberare oppure no. Federico, fatti catturare dal killer se sei più vicino ad Astral. Apposta, più vicino ad Astral. Sta arrivando Astral. Stringi il buco del culo. Mammina sta venendo ad allungarti la sacca scrotale. Non temere, arrivo. Siamo morti, Astral. Scappa, Astral, per il bene della nazione. Non mi troverà mai, ragazzi. Non mi troverà mai, sono perfettamente mimetizzato. Sono una pianta! Con calma. Non c'è fretta, va tutto bene. Non c'è motivo di essere preoccupato. Astral è appena morto, non c'è motivo di essere preoccupato.
Sì, ha la perk che può uccidere la gente. Ok. Suka! Non avrai mai il mio succoso culo! Usa le mine. Dovrei ripararlo però per usare le mine, sennò come faccio? Vorrei cercare... Le mine non le debuto, le posso usare solamente se lo riparo? Vedo Alucard che corre e vedo testa a triangolo che lo inseguo. Può essere, era là, come fa? Non può essere già qui. Merda, ma sei una merda, ma l'hai portato qui da me, ma... Ti salvo io! Ti è scaricato la pila, non ti salvo, la bugia. Mi si è scaricata la pila, è una menzogna, mi dispiace. Non... Ok, ragazzi, si va a cercare la botola. Botola! Dov'è? Devo trovarla la botola, però. Te l'ha chiusa. Ah, ok. E come esco? Chiedo per un amico, come esco, mo? Il cancello. Ci deve arrivare al cancello, che non so neanche dov'è. Attenzione, attenzione! Shook incredibile! Attenzione! Shook incredibile! Volevo fare la rotazione... Volevo fare quello, la cosa che ruoti e ti manca, ma... Attenzione! Allora... Adesso mi intercambio. Non mi ricordo più, ragazzi, non mi ricordo più chi cazzo aveva invitato. Allora, tu di sicuro no. Non mi ricordo più. Tu no, non vuoi, non mi ricordo più. Mi raccomando, fate tutti schifo, sì, così non mi pongo il problema di trovare killer buoni. Allora, pronto. Mettiamo la cassetta degli attrezzi. No, io mi tengo la pila. Che ma non ce l'ho ancora l'offerta, ne avevo due. Non mi ricordo. Il cancello non è brutto, mina esplosiva la teniamo. Potenziale dell'abilità. No, però scusa, che senso ha? Quando non puoi trovare uno scontato, una mina di numero. Ah, quando è al 40% posso mettere la mina. Ok. Ok.
Ok, vuoi la Stars, ti do io la Stars, grande citazione. Questa qui la teniamo, questo qui che cazzo è? Cancelli. Ok, il gattino miau miau. Il gattino miau miau non è brutto però. Vediamo un po'. No vabbè, per adesso teniamo questi qua, anche perché non riesco a immaginarmi che cazzo di altro mettere al momento. Quindi, tra le altre cose, nel negozio io i killer avevo anche, avevo preso anche Ghostface come killer, solo che non ci ho ancora giocato. L'avevo preso per giocarlo, ma non ci ho ancora giocato. Sembrava carino lui, c'ha una faccia simpatica, una faccia amorevole, guarda che dolce. C'ha una faccia tanto dolce. Sembra che da un momento all'altro voglia proprio... Sembra vagamente lezzi col ciclo, cioè non so come dire. Poi di carini di killer da prendere carini. Beh, a parte lui che l'ho già preso. Testa triangolo non mi fa impazzire. Miracle Blade qua neanche. Pinhead è troppo un casino. Il cavaliere ce l'ho già. Lui fa paurissima da vedere. Lo vorrei abbracciare, sì, anch'io, molto forte. Sembra tanto dolce. Sì, la skin del Ghostface, immagino ci siano delle skin carine. Questa li cola il muco dal naso. Che schifo. Ma che abbia lo smocciolino. Questa tipo boia, carina. Questa è Elsa di Frozen dopo una serata, un sabato sera andato a male. Questa è quello base. Questo è quello del primo film proprio, quello del primo film base. Questa è bellina. Questa carina. Ora fate vedere. Io sono già preparato. L'ignoto è veramente... Io devo imparare a fare il juke. Voglio imparare a fare il juke che ruoti e quello ti manca. Francesco, grazie per i 18. Sì, ma che cazzo. Auguri per i tuoi 18 anni. Mattantino, buon compleanno, Mattantino. Tanti auguri, Franci. Voglio fare un 360 modello. Testa triangolo era buono perché non era particolarmente fastidioso. Oh no, è lo stronzo che corre tipo Valentino Rossi con la motosega. Questo l'ho visto il video, fa troppo ridere. Cioè, attiva la motosega ma si guida come Max Biaggi. Cioè, va tutto storto. Bravo. Non mi salutare più nemmeno quando rinnovo la sub. Ti vengo a mettere le vespe sotto al tetto. Grazie, Jolly, per il riso. Mua, bacino e ti scatarro in culo. Grazie Jolly Marisa. Facciamo subito i gen. Ma ci abbiamo provato. L'amico Fritz di prima si atterrava uno dopo l'altro. Il punto non è fare i gen, il punto è riuscire a sopravvivere abbastanza. Cioè dobbiamo riuscire a giocarlo un pochino. Dobbiamo fare un po' di looping per riuscire a darci tempo almeno agli altri. Gen rush. Ma perché di solito non si fa il gen rush? Io ho sempre fatto così, non so, non si gioca così. Sì, ho preso Jill Valentine, che avendo con lei un trascorso molto interessante. Oh, ragazzi, lì, levatevi, oh! No, Ori, no, è strano, le ho accettate tutte. Dove cazzo... L'avete giocato bene stavolta, perché non so dove... Io ieri ho fatto una roba mentre ero offline, ragazzi, mi sono sbragato da ridere. Mi stavo inseguendo Michael Myers, mi sono chinato in mezzo a una frasca, non mi ha visto. Dennis, grazie per la salva, Latino. Benvenuto fra le rapere armate. E beh, ci vuole un po', anche perché sennò per il killer diventa impossibile vincere.
sta arrivando da noi, quindi ti consiglio. No, non è vero, non sta arrivando da noi. Non so. Sta ipovedente anche lui, penso. Io non tornerei di là, però, se fossi in te, Alucard, perché lui era letteralmente lì, quindi fai tu, io non so. Ok, aspetta. Ho la lampada? Succa! Attenzione, Juke incredibile! C'è qualcuno lì per tirarla giù? Io mi sono andato perché li ho visto tutti lì. Non mi sembra siate lì, quindi evidentemente non siete lì, è una bugia. Quindi leviamoci dei coglioni, però non qua, perché questo tanto sa che adesso siamo qui, ci verrà a cercare. Dov'è? Cos'era? Aspetta, vieni qui nelle frasche. Sì, vabbè, un incaglio. Non l'avevo visto! Sto arrivando, lui pensa che io sia lì. Non è vero, non penso un cazzo. Cazzo, l'avevo quasi fatto. Dio smembrato. Devo andarci più vicino quando la cieco. Mi caga ancora un po'. Devo cagarmi meno in mano e andarci più vicino. Ok, lui è andato via, sta cercando gente laggiù, tranquilla, abbiamo tutto il tempo. Ok, palpami. Annusami il buco di culo. No, levati. Levati, non mi bloccare, levati. Leviamoci da qua, andiamo un pochino più là, almeno qui in mezzo, perché tanto lì sono... Ecco, appunto. Devo fare il giù. Io ho visto che la gente per giocare tipo faceva così, faceva tipo così. Così, non lo so come cazzo, ho visto, sto guardando i video da internet, sto diventando un assiduo osservatore di video per diventare un pro player. Okay. Aspetta, quello era quello che non avevamo fatto? Quello è già stato fatto? Non ho molti rifugi per scappare da qua, secondo me se mi prende mi scopa, ma... Sì, no, lo so che lo devo usare se non riesco a scappare, sarei proprio stronzo a farlo per appena divento un vero pro player lo faccio anche per prendere per il culo, al momento non lo posso farlo. Posso metterci la bomba? No. Perché è bloccato. Merda, però l'hai attivato a due passi da me, mo mi caco. E mo quello viene a controllare se ci sono degli stronzi. E appunto. Io vorrei finire quell'altro generatore. La mina. Non posso! Ci ho provato! Era bloccato, non potevo metterla!
Vedi, non me la fa ancora mettere. Non so perché non me la fa mettere la mina. Adesso, ok, piazza trappola. Adesso ho potuto farlo. Prima non potevo. Mi ha ferito entrambi, tranquilli. Io sto facendo un generatore. Sono al 65% più o meno. Fatto questo ne manca solo uno. Poi ce li abbiamo tutti dal cazzo. Eh beh, rotti coglioni. Ah, perché ne hai fatto un altro, ok. Il problema è che ora lui sa che io sono lì. Io voglio finirlo quel generatore, mi sono impallato. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Chiunque tu sia, femmina, curami. Se non ce l'hai, curami, palpami, palpami. Facciamo cose lesbiche. Sei ipovedente però, mi sei passata di fianco, femmina. Dobbiamo salvare A. Ah no, è morta. No, è viva e morta. Ok, leviamo. Ok, no. Palpami. Ok, mi sa che Ara, non capisco se è viva o morta Ara, non capisco se la seconda o la terza. No, è morto, ok. Credo sia morto, dovrebbe essere morto. Sento il tuono, il rombo di tuono. Mentre attivi lo sburricchio, mettimi un dito su per il culo. Sta arrivando, raga, sta arrivando. Attenzione! Partono i giochi incredibili. Passa di qui. No, ti prego, se passi di qui impazzisco. Prego, passa di qui che impazzisco. Se passa di qui impazzisco. Passa di qui. Ti prego, passa da qui. No! No, volevo stunnarlo. Volevo fare il pro player delle balle. Arrivo subito, baby, arrivo subito. Resisti. Arrivo subito, amore mio. Ah! Senti, sesso anale. Mi serve il perk per farlo, ma che vita di merda. Arrivo, baby, arrivo. Noi dovremmo curarci. Cioè, ti rendi conto che dovremmo curarci? Perché un colpo e finiamo in due. E apriti, Dio scantinato. Quanto che si può. Merda. No, no, tu vai, scappa, scappa. No, no. No, volevo tornare indietro. Volevo andare a prendere Fede. Non pensavo fosse così vicino l'uscita. Stavo dicendo, tu esci. Volevo fare Colomino. Tu esci. Io vado indietro. Volevo fare così. Solo che nel fare così sono uscito. Scusa, Fede. Sei scappato? Ti vedo qua. Che succede? Sei morto o sei scappato? Non ho capito. Morto, ma dai, cazzo, ti volevo aiutare. Ma che vita di merda. No, ragazzi, aspetta, invito anche altra gente. Ti volevo aiutare, dai. Non si lascia nessuno indietro. Io non ricordo più chi ho chiamato, ragazzi. Non mi ricordo più chi ho chiamato. Ok, siete tutti qua. Allora, Astral, tu qua sei il pro player, quindi mi raccomando, Astral, contiamo tutti su di te. Posso entrare? Ah, Andre, sì, dopo intercambio ti faccio entrare, sicuro. Non ho idea di come tu ti chiami, ma...
qual è il tuo nome? Io non so come, ti, come vi chiamate. Non so i vostri nomi, quindi non... Sposta la cam. Ma è qui il mio nome. È qua sopra. È qui il mio nome. Non so se avete dei problemi ad aggiungermi. Come ti chiami? Dammi i nomi, sennò come faccio? Manu è Manuel Beat. Vai, a posto, uno è fatto. Andrei così. Non esiste. Non esiste, non ho idea di come tu ti chiami. Ma scusa, non sai qual è il tuo nome in Andreum69. Non esiste. Non ti ricordi il tuo nome? No, io non t'ho già aggiunto, scusami. Ma anche solo tu, Andre, non so qual è. Devi trovare qual è il tuo nome originale, il tuo nome di battesimo, perché io non so qual è. Qua la sfida che cos'è? Su Steam. Asso, cioè, va bene, aspetta. Allora, lampadina di nuovo? Ma sì, facciamo sempre lampadina. Dai! Dai! Torta di compleanno? No, fiorellino. Andrekos non esiste, proprio la persona fisica, dici, non esiste, è un miraggio, esatto. È un ologramma. È un parto della mia mente, proprio. Copri i giocatori durante la partita. E vabbè, ma qual è il problema? Vuoi vedere chi è morto e chi no, nel senso, per quello? Beh, dice, perché è più comodo per vedere chi è morto e chi no? Faccio così. Qui non dovrebbe darti più di tanto fastidio. Siamo al lago Duria. Qui dovreste vederli tranquillamente. Ok. Ah, c'è la Bonnie. Na, 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 na. Astral sta già morendo. Bravo Astral, sei il nostro pro player. Devi sopravvivere. No, Astra, se muori tu perdiamo in due secondi. Sei tu il pro player. Che figo, perché dura meno che per Kai, bistecchina? E l'assassino è lui. È incastrato nell'albero. L'assassino è purtroppo bloccato. È una tizia col costume da coniglio che ti lancia le asce nel super il culo. Lara, facciamo una cosa lesbica. Tanto io so figa, cioè sono Jill Valentine negli occhi. Facciamo una cosa lesbo. Sì, Tracy, esattamente. No, ma è così, io leggevo palesemente tutto la Google. Io ho ingannato tutti. Sono riuscito a ingannare tutte le persone di TikTok e sono diventato famoso grazie a questa mia manipolazione mentale. È esattamente questo. Astral! No! Dobbiamo andare a salvare Astral. Ha un gancio su per il culo. Allora, Astral, resisti! Tieni il gancio ben stretto, mi raccomando. Pensieri positivi, Astral, pensieri positivi. Pensa a Maria Sofia nuda, Astral, pensieri positivi. Dio cane, pensieri negativi, pensieri negativi, pensieri negativi! Arrivo, Astral, arrivo! Pensieri negativi! Come hai fatto a liberarti da solo? Ah, t'hanno liberato. La mina, mettila! È un attimo! Non so se hai visto, c'era Bugs Bunny sotto steroidi che cercava di stuprarmi il buco di culo.
madre è una troia! Tua madre è una puttana, va bene? Va bene, tua madre è una troia di merda! Coniglio del cazzo! Bugs Bunny di merda! Affanculo! Spero che Daffy Duck ti scopi nell'ano! Come hai messo il gancio, scusami? Ma come hai messo il gancio? Ma scusa, ma il gancio è sbagliato, scusami! Ma scusa, ma... No, ma Dressy, ma io stavo scherzando, non è vero che leggevo da Google? Stavo scherzando, non ero serio, Chris, grazie per i 7, grazie per i sub. Ma la, io sento la troia canticchiante. Bello che mi ripiglio subito, bella, bella abilità che ha. Oh, ma sempre a me deve venire a cagare il cazzo. Non mi vedrà mai, mimetismo. Attenzione. Oh, cazzo. Porca troia. Cazzo, speravo di vi giuro, pensavo di scamparla così, ve lo giuro. Ha funzionato ieri. Ieri ha funzionato. Tu ridi, ma ieri facendo così ha funzionato, eh. Ieri facendo così ha funzionato a bestia. Sì, ieri, oggi. E me ragazzi, se mi impala di nuovo io muoio male, quindi... Questa puttana sa mirare, questo è il problema. E questo è il problema di sta troia, che mira bene. È qua vicino, è qua vicino. È molto vicina, è un po' troppo... È un po' troppo vicina! Liberalo, liberalo, vieni, vieni, ti libero io, affanculo! Tua madre puttana, scappiamo! Il cane, fatica sta parte. No, dicevo, Tracy, stavo scherzando, non è vero, non è vero che guardavo da Google, stavo scherzando, nel senso. Ragazzi, questa partita è un disastro. Questa partita è un disastro. Io ve lo dico, è un disastro assoluto. Il bianconiglio ci penetrerà malissimo l'ano. Cazzo! Succhiami la minchia in punta! Sto cazzo! Sto cazzo! Adesso lo dimanco! L'Olixi! No, non è che è finita male, cioè nel senso ci sta, ma perché Astral, secondo me Astral non è male, quindi troviamo killer che sono più bravi in proporzione, ma è comodo ragazzi perché è allenamento. Questo è tutto allenamento, cioè è molto più efficiente allenarsi con gente brava che con cessi, quindi è una cosa positiva. T'ha dato una botta nel naso, Astral. T'ha dato una botta nel naso. Allora, Barba, grazie per il tuo cibo, Barattino, grazie mille per i sub. Allora, io abbandono killer. Ma volevo sopravvivere un altro po', sai, dire il vero. Dato la faccio la killer, volevo sopravvivere un altro po'.
Io ragazzi non ho idea. Io non mi ricordo più che cazzo. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma chi sarai per fare questo a me? Birba che nuovo. Me. E io devo cercare di. Sto facendo il tutorial. Siamo rovinati. Siamo rovinati. ragazzi, io invito a caso. Cioè, abbiate pazienza. Faccio quello che posso. Vi voglio bene, ma non posso fare. Ok. Chi è che non è arrivato, scusa? Chi è che non è arrivato? Chi è il petomane maledetto che non è arrivato? Cazzo. Ok, la torcia io poi non l'ho mai usata. Voglio cambiare, facciamo la cassetta degli attrezzi, vai. No, il medikit, dai, il medikit. Vai. E aggiungi 8 cariche al mento alla guarigione. Aggiungi 10 cariche. Vai. Abilità nuove, non le ho sbloccate. Vabbè. Ok. È più divertente da survival o killer? Dipende. Dipende. Boh, mi piace tutte e due, Dito, a dire il vero. È che io, no, io mi trovo bene col lavoro di squadra, quindi non mi dispiace giocare survival. Cioè, mi trovo nei videogiochi, mi trovo meglio nel lavoro di squadra che da solo. Però non mi, anche giocare killer è divertente, nel senso. Facciamo personalizzata to killer. E dopo la facciamo, va bene? Dopo la facciamo, ok? Anche se è stupido, perché avete il mio schermo. Ragazzi, cioè, ma dai. Non fate finta che... Partita, ragazzi, non fate i timidi, premete triangolo. No, non fate finta che non stream sniperete, cioè, per favore. Ma dai, ma si vede il ritardo, ma tre, il ritardo è 3 secondi. Sapete benissimo dove sono nella mappa anche con 3 secondi di ritardo, cioè. Non, cioè, Battle, cosa? Andrebbe, aggiungi, please, mi chiamo sesso pazzo, mi incazzo. Ma che cazzo? Che cazzo dici? Adesso voglio controllare. Sesso pazzo? No, 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 non mi incazzo. Come cazzo di che? Che cazzo dici? Va bene. Ora ti aggiungo, d'accordo? Adesso ti aggiungo. Aspetta un attimo. Allora, dove cazzo... chiedi amicizia. Ma che cazzo di nome... Che cazzo di nome hai? Ma che cazzo di nome è? Va bene. Non sono qua a discutere sulla scelta logistica del tuo nome. Allora, perché è brutto? Beh, quantomeno peculiare. È innegabile che sia quantomeno peculiare. Vediamo che abbiamo stavolta. Quella di prima non giocava male, eh. Aveva una buona mira, anche se l'ho tibaggata. Ti prego, non uno a distanza. E non Chucky. Tutto ma non Chucky, ti prego. E neanche Myers. Ma neanche un killer, per favore. Mettimi un infermo in sedia a rotelle come killer, così possiamo fare con calma. L'entità. Chi cazzo è? Chi è? Pined? Chi è? Ah no, l'entità è l'entità. Chi cazzo è il killer? Beh, no, l'entità è l'entità, è quella che rapisce killer. Chi è il killer, bro? E non ho visto chi è il killer.
Non lo dice sempre, mi sta sul culo però. Ah, ok, è la cassetta. Vabbè che solitamente si sente Meyer, ma perché Meyer, ragazzi, sulla base di però me lo state dicendo? Mi state dicendo Myers, ma perché? Cioè, c'è un motivo specifico o... Perché sì, vabbè. A me basta che non abbia la build quella tossica che ti uccide in un colpo solo appena raggiunge... Porco Dio. È Myers veramente. Dio caro. No, dai, ti prego. Non mi... No, posto, non ha la build tossica, dai. A me basta che non abbia quella build tossica di merda. Dio cane, è veramente Myers. Io adoro la musichetta di Halloween, è bellissima. E tra l'altro il nome Michael Myers è stato attribuito dal regista, mi pare, a uno che lavorava lì perché gli aveva fornito tipo la maschera del Capitano Kirk dipinta. Perché non so se lo sapete, la maschera di Michael Myers è il Capitano Kirk di Star Trek dipinta di bianco. Perché loro non sapevano che maschera mettere all'assassino. Allora, siccome avevano fretta perché il film doveva uscire, sono andati alla cazzo di cane a prendere una maschera che era la maschera del Capitano Kirk dal set di produzione lì vicino e l'hanno messa quella lì. La mina, vai. Un attimo, la mina. Cosa è successo? Cosa è successo? Rinoa, sto arrivando! Non ho capito. Sto arrivando, Rino, perché stai già morendo? Che succede? Ma ti aiutavo io, perché hai cercato di scendere volontariamente così? Se io faccio nulla e faccio trappola, niente, non posso mettere, non so cosa succede, non posso mettere la trappola. Ma il killer... Oh, oddio! Arrivo, Asher! Vieni, Asher! No, c'è Michele Maggio! No, levati! No, mi sa che ci sta stuprando! Non voglio essere stalkerato da Michele Maggio! Vieni qui che ti abuso, vieni qui che... Sta arrivando, lo leviamo, ci sta seguendo, dobbiamo levarci. Aspetta. No, merda, vabbè. Una singola lotta, ding. Attenzione, pro player, ha ucciso lui, perfetto, pro player. Ce l'ha con me Michele? Ok, ha sbagliato direzione, benissimo. Arrivo Manuel, arrivo, tieni il cazzo duro. Tienilo duro Manuel, ora ti erigo. Sta tornando, ragazzi, non abbiamo molto tempo. Ci sta stalkerando, io ve lo dico, ci sta stalkerando. Sta per raggiungere il livello 3 di stalker. Adesso sta venendo a stuprarci, benissimo. Ragazzi, è bello che siamo ancora però a 5 generatori. La cosa mi sta disturbando. Io ve lo... Sono profondamente disturbato dal fatto che siamo ancora a 5 generatori. Io ve lo dico, Scappa, guatemalteco! Corri, mio piccolo panamense!
Jill, per Dio, sei un membro delle forze speciali. Cosa sono questi sibili? Oh! Sono cagati in mano, ragazzi. Pensavo che l'ombra fosse... fosse Michele. È là Michele, l'ho visto. Ma scusa, ma è stupido farla personalizzata? Letteralmente mi vede... Non mi vedere. Cioè, è stupido farla personalizzata. Scusa, vedete il mio schermo? Che senso ha? Cioè, non ha senso, ragazzi. Vedete il mio schermo? Cioè... Non è per cattiveria, ma è cretina farla personalizzata. L'ansia si taglia con un grissino. Avrei il livello 3 infinito, ma sicuro avrà il livello 3 infinito, sto pezzo di merda. Eh sì, i sassi! Eccolo. Eccolo, Michele. Attenzione, si parte coi Juk! Si parte coi Juk! Attenzione! Attenzione! Juk incredibili! Si schiva, si tira, si disossa, si stupra! Attenzione, Juk incredibili! Non mi avrei mai, Myers, fottiti! Assaggia il mio delizioso culo! Io mi leverei se fossi in te, però vedi tu? No, Dio porco! Va bene. Sarò onesto con voi. Sono contento. Non me la sono cavata male. Stai migliorando, sì, pian pianino, vedi, pian pianino, con calma. No, dai, cioè, ma perché usi sta build? Perché hai la mamma veramente che è una troia di merda? Ragazzi, dov'è? Lo sento, non capisco dov'è, però. No, Meyer, è la mamma che è una puttana. Te l'ha mai detto, Meyer, di merda? Quella cazzo di build. Quella build di merda che ti one shot, Dio sberla. Sì, ma dai, ma quella build è una merda. Non ti curare tanto inutile, no, perché mi curo perché almeno faccio meno casino, cioè faccio meno bordello. Almeno non eiaculo quando corro. Vabbè, patatino, vabbè, ma quella build è una merda, dai, cioè, vaffanculo. Cioè, quella build è veramente una build di merda. Ma dai, che cazzo vuol dire, scusami, cioè, ma che significa? Cioè, la build del T1 shot, ma vaffanculo. Ha una build che praticamente, quando raggiunge un certo livello di abilità, ci rimane per sempre senza consumarla, e se ti tocca muori. Cioè, ma vaffanculo. Sto provando a sentire. Ah, da dove? Vedi. Sto provando a sentire se c'è la botola. Ah, non so dov'è. Che mi ha visto?
cazzo è sta botola di merda? Che cazzo è? Sarà sotto, ma dai. Se vado sotto mi vedete, però sono morto, te lo dico. Non capisco dov'è. Oh, ma grazie mille per il Valentino. Io lo sento, è qui in giro, non so dov'è. Cos'è sto suono? Suca! 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 Sucami il cazzo, Myers di merda! Sucami il cazzo, Myers di merda! Sucami la minchia! Che ansia però, sì, ma che ansia! Sì, ma che ansia incredibile! Che ansia incredibile, però. Madonna mia, che ansia, però. Oddio santissimo. Va bene, quitto perché sono veramente distrutto, ragazzi. Scusate, sono stanchissimo. Va bene, io vi ringrazio questa sera per i follow e le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anno, patatini. Vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani notte, va bene.